Puoi vincere skin pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basta iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video con tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi la richiesta su un account dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite e inoltre ricordo che se vuoi anche supportarmi all'interno del negozio oggetti inserendo il mio codice creatore Daccini. Tutto quanto grande, tutto quanto piccolo e se ti va mandami la foto su Instagram così andrò a ripostare. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Ebbene, se all'interno di questo video, come te ben potete leggere dal titolo, andremo proprio a parlare di un nuovissimo evento in arrivo fra pochissimi giorni qui all'interno di Fortnite. Ed un evento davvero molto molto interessante che la Epic ci sta svelando tramite alcuni teaser. Però prima di cominciare col video, mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici, almeno anche loro vengono a scoprire tutte quante queste informazioni su questo nuovissimo evento in arrivo davvero a breve qui all'interno di Fortnite. Quindi partiamo subito e senza perdere altro tempo, incominciamo subitissimo parlando di questo nuovissimo evento, perché in pratica la Epic nei precedenti giorni ci sta cercando di svelare questa sorta di evento tramite alcuni teaser. Incominciamo subitissimo a leggere la notizia e ci va a riportare questo leaker. Sicuramente già l'avrete letta questa notizia perché davvero si sta parlando tantissimo in questi giorni, ma comunque andiamo a leggere. Infatti un dipinto è stato avvistato a Chicago, una città degli Stati Uniti, e accennando il 14. Infatti questo dipinto che vedete a schermo, una sorta di teaser con la scritta Fortnite e con la scritta 14 di luglio 2021. Ed è molto probabile che il 14 di luglio 2021 possa arrivare una sorta di collaborazione qui all'interno di Fortnite. Infatti questo leaker ci va anche a scrivere: c'è anche un dipinto che dovrebbe apparire nel gioco questa barra prossima settimana, chiamato Majesty Grand Euro, qualcosa del genere. È una skin in arrivo con questo testo: guadagna ricompense completando le missioni di Kings Blinks. Quindi in pratica è possibile che questa collaborazione sia legata a questa stringa nei file di gioco che ci chiede di guadagnare ricompense completando le missioni. Quindi potrebbe essere una sorta di nuova collaborazione in arrivo qui all'interno di Fortnite il 14 di luglio. Ma non è finita qui, perché già alcuni leaker hanno incominciato a fare qualche ipotesi su cosa potrebbe portare questa nuova collaborazione. Infatti, come ci fa scrivere il leaker ShinaBR, il murale del prossimo outfit, che attualmente è in fase di disegno a Chicago, ha anche una corona oltre alle ali. Quindi forse potrebbe anche essere correlato alla skin di Young Midas, che era nei leak qualche mese fa. Infatti qualche mese fa, proprio tramite un sondaggio, la Epic ci svelò questo personaggio di Mida, questo concept di Mida giovane. È probabile che magari questa corona che ci vado a immortalare in questo teaser possa proprio essere inerente a questo personaggio, ma non è detto. Perché poi questo leaker ci continua a scrivere e appunto ci dice: in tal caso forse queste stringhe sono correlate ad esso. Infatti guadagna ricompense completando le missioni di Kings Blinks, quindi in teoria con questa collaborazione dovremmo ricevere delle nuovissime ricompense e molto altro. Poi set eredità dell'equipaggio, sblocca stile ogni mese se sei un abbonato attivo in Fortnite Crew, oppure potrebbe essere la collaborazione con LeBron James. A parer mio, questa nuova collaborazione che arriverà il 14 di luglio è molto più probabile che sia una collaborazione insieme a LeBron James. E adesso andremo anche a vedere per quale motivo. Quindi, perché potrebbe arrivare questa collaborazione insieme a LeBron James? Abbiamo tantissime motivazioni. Prima di tutto perché Fortnite già nei scorsi mesi ci ha annunciato che in passato ha cercato di collaborare con LeBron James nel 2020. Quindi magari questa collaborazione è stata solamente spostata e verrà annunciata il 14 di luglio. Secondo motivo perché LeBron James farà parte di questa collaborazione il 14 di luglio è perché il 16 di luglio uscirà ufficialmente il film Space Jam, che sarebbe il film insieme a LeBron James, con LeBron James protagonista. Quindi è possibile che per l'uscita di questo film il 16 di luglio Fortnite vada proprio ad implementare una sorta di collaborazione insieme a questo personaggio super famoso all'interno del gioco, magari con ricompense gratuite o molto altro. Comunque è molto probabile, visto che Epic già in passato ha cercato di collaborare insieme a LeBron James. Quindi comunque questa nuova collaborazione annunciata
bruciata il 14 luglio. Ecco qui le immagini a schermo di questo murales che in pratica si trova a Chicago. Dovrebbe in teoria essere di LeBron James, almeno al 90%, come dicono molti, visto che tutto quanto coincide con una possibile collaborazione insieme a questo famosissimo personaggio. Andiamo a vedere un'altra informazione su questo murales. Quindi infatti tutto ciò che sappiamo sul murales nella vita reale a Chicago. Infatti il murales sta prendendo in giro che succederà qualcosa il 14 luglio. Quindi questo murales, come già detto, sta dicendo che accadrà qualcosa il 14 di luglio in Fortnite. Ci sarà anche un murale da qualche parte nel gioco, potrebbe essere correlato a questa immagine maestà. Ci sarà anche una skin maestà maschile. Quindi comunque a parer mio, comunque a parere di tantissimi leaker, dovrebbe proprio essere una collaborazione con LeBron James. Sicuramente maggiori dettagli, maggiori conferme le riceveremo nei prossimi giorni, ma comunque tramite questa collaborazione, come alcune stringhe dei file di gioco, come già detto anche in precedenza, dovremmo guadagnare delle ricompense completando delle missioni. Comunque, come già detto, maggiori informazioni le riceveremo probabilmente o in questi giorni, magari uscirà anche un murales in gioco, come già detto, oppure potremmo magari riceverle tramite il prossimo aggiornamento, che arriverà prossima settimana, quindi proprio qualche giorno prima del 14 di luglio. Andiamo avanti, prima di chiudere il video vi vado giusto a mostrare questa nuovissima arma che vedete a schermo, perché finalmente abbiamo un gameplay effettivo di questa nuova arma che dovrebbe essere introdotta nei prossimi aggiornamenti. Infatti quest'arma dovrebbe essere proprio l'arma Gavri Goblin, dovrebbe chiamarsi in questo modo, e abbiamo un gameplay che starete vedendo adesso a schermo, quindi arma molto interessante che sicuramente verrà introdotta nei prossimi aggiornamenti. Fatemi sapere se voi l'andrete a utilizzare. Eccovi qui a schermo un piccolissimo gameplay. Quindi questo è tutto per questo video, spero vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato d'aiuto. Fatemi sapere secondo voi cosa accadrà il 14 di luglio in game, cosa c'entrano queste nuove ricompense gratuite che ci vengono dette nei file di gioco, e secondo voi quale collaborazione porterà questo nuovo evento il 14 di luglio, se la collaborazione con LeBron James o qualsiasi altra collab in gioco. Io spero che questo video vi sia piaciuto, e se così vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, e soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici, almeno anche loro vengono a scoprire tutte quante queste informazioni su questo nuovissimo evento il 14 di luglio qui all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video o una prossima live.